Ragazzi, vittoria importante questo 2-0 in casa del Castroviller, il risultato che ci permette di mantenere un ottimo vantaggio di 14 punti sulla nostra, diciamo così, inseguitrice principale, che è il Locri, che oggi con un po' di fortuna sul fotofinish riesce a vincere la sfida contro il Licata. Tra l'altro stavo seguendo i minuti finali di questa partita tra Locri e Licata su una pagina YouTube dove trasmettono proprio le dirette radio delle partite del Locri. Aspettavo ovviamente io il triplice fischio finale per cercare di allungare ovviamente in classifica, addirittura con un più 16, proprio sullo sviluppi dell'ultima punizione, dell'ultima giocata della partita, un fallo commesso mi sembra da Frisenna, poi un pallone, il classico pallone scodellato in the box, quindi l'ultima azione della partita. Mbaye riesce a trovare il gol del definitivo 2-1 che permette a Locri di restare tra virgolette a soli 14 punti, si fa per dire, dalla nostra squadra, dal Catania. Ovviamente 18 rimangono invece punti di vantaggio ancora sulla accoppiata Città di Sant'Agata, che in questo momento sta vincendo 1-0 contro il Ragusa, e dalla Lamezia Terme che riesce e torna alla vittoria proprio 1-0 contro il Real Aversa. Se torniamo alla nostra partita, io credo che sia stata una vittoria estremamente importante, perché oggi c'erano tanti fattori, c'erano tante condizioni che rendevano questa partita, diciamo così, complicata. Ovviamente una di queste era il clima, c'era tanto freddo, c'era parecchio vento che poteva comunque influire. Sappiamo che soprattutto se giochi ogni tanto palla lunga con comunque qualche lancio, qualche cross, il vento può influire in base se ce l'hai ovviamente a favore o se ce l'hai contro, perché può cambiare la traiettoria ovviamente del pallone. Quindi mettiamoci il freddo, mettiamoci il vento, mettiamoci, ragazzi, le condizioni del terreno di gioco, perché penso che per distacco sia stato per il momento il terreno di gioco peggiore che abbiamo trovato quest'anno. Sembrava quasi in certe zone del campo di giocare a fondachello sopra i ciottoli, un pallone che non smetteva mai di rimbalzare, e quindi questo non aiuta la manovra del gioco, perché cerchi di giocare magari palla a terra, ovviamente il pallone saltella ripetutamente, quindi quando fai un passaggio anche di ravvicinato, diciamo, tra un giocatore e un altro, il pallone comincia a saltare, quindi il giocatore che riceve il passaggio non può subito aprire di prima a un altro compagno, ma deve prima stopparlo e poi addomesticarlo e poi, diciamo, fare un altro passaggio. Ma poi l'altro giocatore che riceve il passaggio ha lo stesso identico problema, che deve prima stopparlo e poi eventualmente lanciare o far ripartire l'azione. Quindi questi ripetutamente saltellamenti del pallone, questi stop che sei obbligato a fare, rallentano tantissimo la manovra del gioco, e quindi gli avversari hanno tutto il tempo di potersi spostare da destra a sinistra e coprire bene le zone, diciamo così, del campo. Ecco perché tutti questi fattori, il vento, il freddo, il terreno del gioco, una squadra che comunque era motivata, diciamo così, dal cambio anche di allenatore ovviamente in settimana, scendevano in campo con un 3-5-2, quindi c'era tanta densità soprattutto con i 5 di centrocampo nella zona appunto centrale del terreno di gioco. Quindi ho visto i primi 10 minuti e le cose non mi stavano tra virgolette piacendo, sembrava la classica partita un po' complicata. Poi in realtà siamo stati bravi, come spesso facciamo, a non spazientirsi, ma cercando pian piano di venire fuori, diciamo così, da questi problemi. Siamo stati molto molto bravi a trovare un gol, forse anche in maniera un po' fortunata per come viene finalizzata, diciamo così, da De Luca, ma soprattutto arriva in un momento importante, perché arriva a pochi minuti dalla fine del primo tempo, perché magari andare al riposo 0-0 poteva complicare ulteriormente la, diciamo così, la situazione. Invece è bravo il Catania, è brava qui in generale un po' tutta la squadra, perché c'è un'apertura, se non sbaglio, di Lodi, non mi ricordo se di Lodi o di Rizzo, a Chiarella, dando un pallone proprio alto per scavalcare comunque anche la linea dei giocatori avversari, del centrocampo avversario. Chiarella lì è bravo, perché in una frazione di secondo prima stoppa questo pallone e poi mette diciamo così un filtrante importante, dove De Luca, che in quel momento stava giocando da prima punta, perché stranamente Sarau e De Luca si sono un po' diciamo così alternati. C'è stato un momento della partita in cui Sarau sembra essersi spostato sulla fascia sinistra e De Luca si accentrava proprio per cercare la profondità, perché ha più gamba rispetto a Sarau, e proprio in questa azione si vede questo attaccare la profondità di De Luca, riceve questo pallone da parte di Chiarella, poi lì incespica un po' sul pallone, perché comunque, ripeto, il pallone saltellava soprattutto nella zona dove c'era l'area di rigore e la zona centrale del campo, dove c'era l'erba totalmente bruciata sicuramente dal freddo. Quindi c'è questo controllo non perfetto da parte di De Luca, che poi cade addirittura, ma poi è bravo perché una volta rotolando riesce col destro a tirare e alludere l'intervento del difensore, che in quel momento stava, diciamo, tornando. Quindi un gol un po' fortunoso, perché come viene finalizzato, ma molto molto bene, diciamo, l'azione da come parte, e poi comunque
alla finalizzazione un po' fortunata da parte di De Luca. Quindi vantaggio importante, perché andare a riposo sul risultato di 1-0 è totalmente ovviamente diverso, perché gli avversari a quel punto nel secondo tempo devono provare un po' a sbilanciare, perché stanno ovviamente perdendo. Poi sappiamo come spesso capita, e lo abbiamo detto infinite volte ormai quest'anno, noi con la possibilità di pescare dalla panchina e fare continui cambi riusciamo comunque a mantenere la qualità dagli 11 iniziale comunque agli 11 che poi finiscono, diciamo così, la partita, però avendo un ricambio dal punto di vista dell'energia importante alla panchina, perché comunque ti entra Russotto, ti entra De Respinis che ha giocato a mio avviso molto bene, ti entra Palermo che fa la classica staffetta con Lodi come sempre accade, lo stesso Jefferson che fa la solita staffetta diciamo con Sarau, quindi non perdi qualità ma comunque inserisci forze fresche. E il Catania infatti nel secondo tempo gioca molto molto bene, Chiarella che sale in cattedra, addirittura trova un'azione importante che ci permette di restare anche in superiorità numerica, quando lanciato da Boccia se ne va, prende il tempo un attimo prima al difensore, se la allunga di testa, viene steso lì perché ovviamente il giocatore avversario stava provando a spazzare quel pallone, bravo Chiarella a anticipare il difensore avversario, doppio giallo, quindi cartellino rosso, e quindi in quel momento c'è una svolta a mio avviso importante della partita, perché era un momento dove il Catania stava crescendo molto sul terreno di gioco anche dal punto di vista comunque fisico, era in pieno controllo della partita, e quindi poi rimanere anche in superiorità numerica 11 contro 10 era un ulteriore diciamo così vantaggio. Nonostante tutto non ci accomodiamo sugli allori, per così dire, continuiamo a spingere fino a quando poi a pochi minuti alla fine della partita all'87esimo trova il gol Russotto, che era entrato appunto da poco tempo, trova un gol un po' diciamo così non dico fortunato per come viene finalizzato ma per come riceve questo pallone, perché Palermo si inserisce molto bene su un'azione che parte dalla destra proprio da De Respinis, che anche lui bene da quando è entrato, sta giocando ultimamente quando entra largo diciamo a destra, noi lo avevamo detto che in teoria era più una seconda punta, ma Ferraro spesso e volentieri lo fa giocare largo a destra, è un giocatore comunque molto dinamico, mette questo pallone in mezzo, Palermo è bravo come spesso fa ad attaccare, a inserirsi nell'area di rigore, poi tira il pallone, viene rimpallato diciamo così, arriva sul palo e Russotto poi bravo è lì da quella posizione a fare tapin e a trovare il gol del 2-0 che comunque chiude la partita, sentenzia questo Castrovillari-Catania. Quindi vittoria importante, vittoria di maturità, perché ripeto, oggi le condizioni per diciamo così ingiampare, no? Il terreno di gioco non in perfette condizioni, il freddo, il vento, un avversario un po' così che lottava su ogni pallone, poteva essere la classica domenica storta, ma i nostri giocatori si dimostrano comunque ancora una volta bravi anche dal punto di vista mentale, dal punto di vista della maturità, perché sanno aspettare il momento giusto, sanno che con la qualità che abbiamo a disposizione sia con gli 11 che iniziano ma anche con gli altri 5 che entrano nella ripresa, che in qualsiasi momento abbiamo la possibilità con una giocata di cambiare comunque la partita. Poi lo abbiamo sottolineato nell'ultima domenica, il Catania sta bene dal punto di vista fisico, stiamo bene, infatti anche nei minuti finali continuavamo a correre, continuavamo a pressare nonostante un campo pesante, nonostante un campo come dicevamo prima non in perfette condizioni. Tornando un attimino indietro e partendo dall'11 diciamo iniziale, credo che non ci sia stato nessuna sorpresa, ci aspettavamo un po' tutti questa formazione dall'inizio con i 5 under, perché ovviamente era giusto far giocare Boccia lì al posto dello squalificato Rapisarda, perché ovviamente è un ragazzo che si è dimostrato diciamo così quasi un jolly, nel senso che Ferraro lo ha usato nelle scorse partite molte volte largo diciamo a sinistra come terzino sinistro, che non è il suo ruolo, è stato utilizzato alcune volte come sostituto anche di Chiarella perché non avevamo Sarno, non avevamo giocatori offensivi, quindi per una volta che c'era la possibilità di far giocare questo ragazzo che comunque è un terzino destro nel ruolo suo naturale, era giusto quindi farlo e non evidentemente trovare qualche altro diciamo così escamotage tattico. Quindi bravo Ferraro a lasciare lì Boccia sulla destra. Chiarella, ragazzi, in questo momento è intoccabile. Vabbè che non c'è Sarno, ma in questo momento, anche qualora ci fosse Sarno, non si può levare Chiarella dal campo dall'inizio, perché sta una condizione fisica ma soprattutto mentale. Il ragazzo si sente che è comunque in fiducia, prova a volte delle giocate anche difficili che magari prima non provava, proprio perché sta bene dal punto di vista fisico e mentale. Quindi ci aspettavamo questo 11, quindi bravo Ferraro a non stravolgere in maniera insensata questa formazione. Vittoria importante che ci permette appunto, come dicevo prima, di tenere 14 punti di vantaggio. Voglio sottolineare la prestazione di Boccia, perché è andato in crescendo, è partito un po' timido anche se lottava su ogni pallone, poi è cresciuto tanto tra la fine del primo tempo e comunque l'inizio del secondo tempo, ha giocato a mio avviso un'ottima partita, non ha la qualità tecnica a mio avviso di Rapisarda, ma dal punto
punto di vista fisico, dal punto di vista anche della comunque della concentrazione, della voglia, della determinazione, questo ragazzo dà, a mio avviso dà tutto in campo. E anche la prestazione di Sarau. Sarau oggi non trova il gol, trova anche una munizione che gli farà saltare la prossima partita, ma proprio perché oggi, con le condizioni che c'erano del campo, che non era perfetto, era quasi una battaglia, all'inizio si battagliava su ogni pallone al centrocampo, tanti falli, tante spinte, tanti duelli, Sarau e Boccia sono quei due che a mio avviso si sono calati un po' più, diciamo così, nella parte. Oggi soprattutto nel primo tempo bisognava battagliare e a mio avviso Boccia e soprattutto Sarau lo hanno fatto. Oggi andava fatto questo nella prima parte di gara e loro lo hanno capito, lo hanno fatto in maniera eccezionale, sono sacrificati anche per la squadra. Poi dal punto di vista tecnico sottolineiamo sempre i soliti Lorenzini, Castellini, che hanno fatto un'ottima partita, ma a mio avviso per come si sono calati nella realtà di questa partita, Boccia e soprattutto Sarau mi sono piaciuti tanto. Questo è un mio diciamo così un mio commento. Guardavo il calendario, quindi la prossima giornata, se non sbaglio 23esima, e c'è una curiosità di, tra l'altro, di calendario, perché a sorpresa oggi guardavo la Marignanese ha battuto 2-0 la Vibonese, e nella prossima, diciamo, giornata, quindi la 23esima come dicevamo prima, noi andremo a affrontare in casa proprio la Marignanese, e invece il Locri se la vedrà con la Vibonese, che oggi clamorosamente, come dicevamo prima, ha perso fuori casa 2-0 contro il fanalino di coda, appunto, Marignanese. Iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa pensate di questa partita e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!